Adesso abbiamo un caffè splendente, che è un caffè fatto con la moca. Caffè con la moca, come i vecchi tempi nelle trattorie, quelle serie, negli anni 90. Le trattorie serie avevano il caffè con la moca. Specialmente quelle sperdute nelle montagne. Strepitoso. E qua abbiamo una pisota, che la pisota è un tipico piatto qua della Valpolicella, un dolce che faceva anche mia zia Rosetta, che viveva in una casa, in una corte ancora di quelle dei primi Novecento, con la stalla e il luamaro, senza bagno, con la cantina e il logo, capito? Fatta di pietra e di legno, ok? E lei faceva sulla stufa. C'era il grande camino dove faceva la polenta, no? E dopo c'aveva questa stufa a legna dove cucinava, aveva l'acqua calda e lei faceva sta pisota sulla stufa. Questa è particolare perché è una pisota alla salvia e limone, perciò sarà sicuramente speciale. Già dal taglio si vede che è molto tenera. Assaggiamo. È calda per tutto, buonissima. Buonissima. Si sente l'aroma della salvia e la freschezza della buccia di limone. È un impasto veramente morbido, soffice, nuvoloso si può dire anche, e non è troppo zuccherato, veramente buona. Ricordi di infanzia, però mia zia la faceva semplice, acqua, farina, lievito e zucchero, presumo, non era molto zuccherata anche quella, però. Da provare, buono, la pisota, è proprio un piatto tipico contadino della Valpolicella. Mia zia aveva i campi, facevano il vino, aveva una cantina proprio sotto la casa, una corte, casa immensa, adesso si chiama Corte Oliboni, mi sembra, e hanno fatto degli appartamenti di alto livello, l'hanno tutta ristrutturata, la stalla e tutto. Comunque molto interessante anche questa pisota alla salvia e limone. Sarebbe perfetta con una pallina di gelato a fianco. Molto interessante. Il caffè della moca è ottimo e noi ci salutiamo con questa esperienza culinaria della Valpolicella, delle trattorie quelle vere, e ci vediamo al prossimo video. Se apprezzate questi video e volete vederne di più, ricordatevi di iscrivervi, condividere i video, di guardarli tutti, di mettere mi piace e, se volete, di offrirmi un caffè sul mio PayPal mio. Vi ringrazio e ci vediamo da Sandro Cane. È tutto, ciao ciao.